Buongiorno Siena, buongiorno a tutti e benvenuti al consueto appuntamento quotidiano con l'informazione. Siamo arrivati a venerdì, all'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda ovviamente. Per voi che avete la possibilità di un weekend, sicuramente due giorni di relax e poi insieme. Lunedì si ricomincia, oggi è il 15 dicembre, la giornata nazionale dello spazio, istituita nel 2021 per celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco I. E per quanto riguarda invece gli eventi che caratterizzano le nostre giornate, insomma il nostro almanacco, ci sarà tempo, ne parleremo più avanti perché abbiamo già un primo collegamento pronto e quindi evidentemente ci si sveglia presto la mattina e soprattutto si è svegliato presto per noi il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che è collegato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, grazie intanto per questo intervento. Vogliamo parlare di una bella notizia per cominciare la giornata, perché noi quando è possibile parliamo di buone notizie, andiamo a cercarle, andiamo a scovarle, e oggi insomma la notizia che riguarda noi, che riguarda Antonio Mazzeo e che riguarda anche una parte del territorio senese è la Valdichiana che è nella fase finale per quanto riguarda la capitale della cultura. Ne abbiamo parlato ieri con l'annuncio e sicuramente grande soddisfazione a livello della regione toscana, che sta sostenendo questa candidatura fin dal primo momento. Noi speriamo davvero che possa andare in porto, è già una grande soddisfazione sapere che la Valdichiana senese è tra le 10 città, territori italiani che si contendono il titolo di capitale della cultura. Ci abbiamo provato con Volterra e non ci siamo riusciti, ora speriamo davvero di poterci riuscire con la Valdichiana senese, perché è un territorio stupendo, un territorio unico, un territorio che sa unire alla bellezza paesaggistica anche quella monumentale, un territorio che può attraverso questo momento riscoprire ulteriori bellezze come quelle che sono venute fuori a San Casciano dei Bagni non molto tempo fa. Insomma, è una bella sfida, io penso che ci si possa giocare, e dico alle sindache e ai sindaci che avranno la regione toscana al loro fianco, ho già chiesto a loro di incontrarci, di programmare il lavoro insieme, insomma una bella sfida da percorrere tutti insieme. Noi abbiamo parlato qualche giorno fa con Carletti, che è il sindaco di San Casciano dei Bagni e anche a capo dell'Unione dei Comuni della Valdichiana, e si è capito, insomma, e poi ce l'ho anche raccontato, come l'Unione fa la forza, ma davvero, cioè questa volta si è messo da parte il campanilismo, si è messo da parte il proprio orticello per lavorare tutti insieme. E questa è la grande forza di questo progetto, che è stata accolta davvero positivamente anche al Ministero della Cultura. Un territorio che lavora insieme, un territorio fatto anche di pezzi di storia differenti che hanno deciso di prendersi per mano e iniziare questo viaggio. Un territorio che nelle differenze fa la sua forza, e penso che il progetto che è stato presentato è qualcosa di davvero interessante che potremo sviluppare insieme nei prossimi mesi. Noi abbiamo istituito proprio 2 anni fa la città della cultura toscana, seguendo questo lavoro che veniva a livello nazionale, perché quando si investe sulla cultura si investe sulla libertà, sul pensiero critico, ed è qualcosa di unico. E allora noi sosteniamo questo progetto e chissà, ci risentiremo tra qualche mese, sperando di poter davvero raggiungere questo risultato. Speriamo davvero. A rimarcare questo, a rimarcare la vicinanza della regione toscana al territorio della Valdichiana, che è in corsa appunto per questo importante titolo, chiamiamolo così, visto che è una classifica, insomma chiamiamola proprio con il termine giusto. Ieri il comunicato dove anche il presidente Gianni, insomma, ha ribadito che ci sarà un sostegno notevole sia a livello di energie e anche di risorse, insomma. Il presidente Gianni ha fatto bene a dire tutto questo. Noi faremo la nostra parte, ci saremo al loro fianco, perché poi alla fine i programmi culturali richiedono investimenti. Guardi, troppo spesso quando si parla di cultura si parla di un costo, in realtà è un grande investimento nella costruzione di coscienza critica, di pensiero libero, e quindi noi vogliamo assolutamente sostenere e finanziare questa iniziativa. Abbiamo il presidente del Consiglio regionale che ha una serie di impegni, quindi lo liberiamo subito, però un accenno a un argomento che ha
a cuore, insomma, per quanto riguarda una startup che praticamente dall'altra parte del mondo, dagli Stati Uniti, decide di investire in Toscana, decide di avere una propria sede italiana a Siena, e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sicuramente anche questo è un evento importante. Noi siamo stati prima insieme al vicepresidente Scaramelli, ora con l'assessore Marras negli Stati Uniti, in California. Abbiamo aperto uno spazio dedicato alle nostre start-up che vogliono andare a incontrare nuove opportunità a San Francisco, il luogo dell'innovazione tecnologica per eccellenza, dei grandi gruppi che stanno cambiando il nostro tempo. E lì abbiamo avuto l'opportunità di incontrare anche tanti investitori che ogni giorno cercano di lasciare a noi, con le proprie imprese, un futuro migliore. Tra questi, due ricercatrici italiane di Stanford stavano scegliendo dove aprire una sede secondaria in Italia. Noi gli abbiamo presentato il progetto di Toscana Life Science e loro hanno deciso che all'inizio 2024 verranno ad aprire qui in Toscana, a Siena, la loro sede italiana. Cosa fa questa azienda, Dorian Therapeutics? Sostanzialmente produce e sta sviluppando farmaci che possano lavorare contro l'invecchiamento, ma non solo l'invecchiamento inteso come invecchiamento della pelle, ma invecchiamento dei tessuti, invecchiamento degli organi, e insomma un vero cambio di paradigma nella lotta all'invecchiamento e nella durata della vita di ciascuno di noi. Bellissima notizia, grazie, torneremo a sentirci molto presto, intanto buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie per quello che fate e buona informazione libera, grazie. Grazie, il saluto al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ed è già tempo di pubblicità perché il primo collegamento lo abbiamo esaurito con l'intervento che ha riguardato la Val di Chiana in corsa per Capitale della Cultura 2026 e anche per questa startup, che quindi la possibilità che offre la Toscana per aziende che vogliono tornare in Toscana, in Italia, oppure che vogliono investire in questo territorio. Ogni tanto è piacevole ricordare il passato, ogni tanto invece serve per non dimenticare quello che è accaduto. E allora, che cosa è accaduto nella data del 15 dicembre? Cominciamo dal 687, parliamo di Sergio I che diventa Papa. Stessa situazione per l'elezione di Papa Onorio II, però 1124 appunto l'anno. 1711 scoppia un'epidemia di peste a Copenaghen. 1799 Napoleone Bonaparte diventa primo console di Francia, e poi 1890 muore Toro Seduto, il famoso capo tribù dei Sioux. 1939 la prima cinematografica di Via col Vento. 1941 le truppe tedesche uccidono oltre 15.000 ebrei a Kharkiv in Ucraina. 1979 iniziano le trasmissioni della terza rete RAI e nasce anche il TG3. E poi 1991 in Egitto il naufragio del traghetto Salem Express con 471 morti. 1999 piogge torrenziali provocano a Caracas smottamenti e inondazioni, si stimano 50.000 morti e altrettanti feriti. Le cifre di morti non possono essere verificate in quanto il fango ha ricoperto tutto. E poi nel 2000 la chiusura definitiva della centrale nucleare di Chernobyl. Siamo al 2001 con la Torre di Pisa che riapre al pubblico dopo 11 anni di lavori, e nel 2017 le spoglie della regina Elena vengono riportate in Italia da Montpellier. E per quanto riguarda invece i nati oggi, abbiamo l'elenco di quelli più famosi, a cominciare da Nerone, nato nel 37, l'imperatore romano. Poi Gustave Eiffel, nato nel 1832, l'ingegnere francese, insomma il cognome dice tutto per quanto riguarda la famosa Torre di Parigi. E poi Marco Messeri, nato nel 1948, attore. Compie gli anni oggi Red Ronnie, nato nel 1951, giornalista e conduttore TV. Daniela Del Secco d'Aragona, giornalista e conduttrice pure lei, nata nel 1951. E Sete Gibernau, nato nel 1972, campione di motociclismo. La nostra campionessa, sempre pronta a raccontarci quello che accade, quello che è accaduto a Siena, Maura Martellucci. Buongiorno Siena. Il 15 dicembre del 1408 è il giorno in cui viene affidato a maestro Jacopo della Quercia la realizzazione della nuova fonte per Piazza del Campo, per il campo, la fonte che andrà a sostituire quella originale
del 1343, realizzata da Jacopo Di Vanni Ugolini e che era posta più in basso rispetto all'attuale, infatti quella originale era vicino al Gavinone. Jacopo Della Quercia, anche se la committenza voleva che la fonte venisse realizzata in tempi brevi, in realtà impiegherà addirittura 10 anni per terminarla, anche perché in questi anni si distrae da altre importanti commesse. Dopo varie vicissitudini, solo per elencarne alcune, abbandonò l'incarico di Fonte Gaia tra il 1411 e il 1414 per andare a Lucca. Dopo che tornò a Siena, riprese i lavori. Nel 1415 venne realizzata una variante al progetto per fare una fonte più larga di quella che inizialmente aveva pensato. E successero varie cose per cui il comune si trovò costretto più e più volte a intimare l'artista ad accelerare il lavoro. E finalmente, il 20 ottobre del 1419, quindi appunto praticamente 10 anni dopo, il contratto diceva che la fonte doveva essere finita in 20 mesi. Comunque, dopo 10 anni, Jacopo riceve a saldo dell'opera, ormai consegnata, la bellezza di 2680 fiorini d'oro senesi. Comunque, il maestro muore il 20 ottobre del 1438 e nel quinto centenario della sua morte gli viene intitolata la piazza a fianco della cattedrale, il luogo nel quale approssimativamente si dice che abbia scolpito proprio i marmi della fonte e dove, intorno al 1870, è stato costruito il Museo dell'Opera del Duomo, perché lì si dice fosse la sua bottega. La realizzazione lunga e tanto attesa fu abbondantemente ripagata. Fonte Gaia, scolpita da Jacopo Della Quercia, da quel momento chiamato a più riprese Jacopo Della Fonte, era davvero stupenda. E tra tanti ne è fedele testimone lo scrittore francese Michel de Montaigne, che passando da Siena fu particolarmente colpito, scrive, dalla magnifica fontana che riempie una vasca assai capiente attraverso varie cannelle e nella quale la gente attinge acqua purissima. E vabbè, ma chi è che non è attratto da una eccellenza del territorio di Piazza del Campo, insomma di Siena, per quanto riguarda appunto questa opera d'arte? Noi parliamo adesso di notizie, la prima tranche di notizie, siamo pronti con le news flash, ma c'è un'ultima ora dell'ANSA, proprio delle 7:22, quindi di pochissimi minuti fa. Andiamo ad evidenziarla in dettaglio. L'operazione della polizia contro gang giovanili, ci sono 40 arresti e tra l'altro il coinvolgimento di varie zone d'Italia, perché è in corso in queste ore la vasta operazione della polizia che sta impiegando oltre a 500 operatori coordinati dal servizio centrale operativo, ben forze dell'ordine in 14 province: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno e Verona, luoghi teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. E poi invece torniamo dall'altra parte, faccio un po' impazzire Maria Giulia con questo cambio di monitor di continuo. Maria Giulia in regia che ringraziamo, Gino Paoli ed è il personaggio in vista in questo momento per questo articolo. Tenco voleva imitarmi, spararsi, ma restare vivo. Vanoni mi ha insegnato come fare l'amore, si confessa Gino Paoli raccontando che Luigi, in questo caso Tenco appunto, mi telefonò per dirmi che era a letto con la Sandrelli. Io dormivo con Dalla, mai pensato che fosse gay. Putin, 4 ore di conferenza stampa, la pace, quando avremo raggiunto i nostri obiettivi, ecco cosa direi al me stesso di 20 anni fa. Il presidente russo risponde alle domande, ne sono arrivate più di 2 milioni e disegna il suo mondo, i temi, il conflitto in Europa, la situazione in Medio Oriente, i rapporti con gli Stati Uniti, gli scacchi e un messaggio significativo che darebbe al se stesso degli anni 2000. Kiev nell'Unione Europea, via libera ai negoziati e poi il veto di Orbán per i fondi all'Ucraina, via libera all'apertura dei negoziati di adesione appunto dell'Ucraina all'Unione Europea, con Orbán che cede ma pone il veto a ulteriori aiuti alla zona dell'Ucraina. Orsa Amarena, minacce di morte sul web all'uomo che ha sparato, 100 indagati, l'uomo che ha ucciso l'Orsa Amarena risulta essere persona offesa dopo le minacce di morte ricevute sul web, sono più di 100 le persone indagate. Andiamo avanti, Israele-Hamas in guerra, con l'aggiornamento di oggi, recuperato dall'esercito israeliano il corpo di un ostaggio.
Per quanto riguarda Zelig, le pagelle definitive con Pucci, Super Cafone, voto 4, Bisio e Incontrada che sono gli eroi della risata, il voto è 9, si chiude l'ennesima edizione di Zelig dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Andando ancora a cercare qualche altra notizia sulla salute, visto che ogni giorno insomma, abbiamo qualche accorgimento o abbiamo qualche consiglio o anche qualche scoperta importante, si parla di obesi e nuovi farmaci, il medico che dice presi una volta alla settimana riducono del 20% il rischio di ictus e infarto, i nuovi farmaci contro l'obesità possono essere considerati una svolta anche nella lotta allo scompenso cardiaco. E quindi tenete in considerazione questo consiglio e andiamo avanti con Fiorenza Rancilio, uccisa in casa, l'allarme inascoltato. Mio figlio mi fa paura, colpita con un peso da palestra quando si è risvegliato nel letto dell'ospedale ieri mattina. Faceva ancora fatica a raccapezzarsi. Perché sono qui? Cosa è successo? Balbettava ed era confuso. Appunto in questo caso c'è l'uccisione di una donna e si parla delle preoccupazioni prima di morire per il figlio, diceva mi fa paura. Pazienti e vignaioli, così appunto è nato il vino prezioso, 6 persone con problemi di salute mentale, ospiti della residenza sanitaria, coinvolti nel progetto di vendemmia e quindi in questo caso sicuramente un bel progetto da portare avanti. E grazie a una pasticceria i detenuti vivono uno spazio di normalità, anche in questo caso nel carcere di Catanzaro realizzato un laboratorio, si chiama Dolce Lavoro, il progetto dell'associazione Amici con il Cuore che è sostenuto da Fondazione Con il Sud e si dice appunto dei detenuti, se ne parla per una pasticceria e per un luogo, uno spazio di normalità dove potersi esprimere. Si ritorna all'Ucraina, Kiev si avvicina alla NATO, gli esperti militari dicono Zelensky tolto a Mosca il 90% dell'esercito e quindi con la fornitura di armi ci sarebbe stata questa possibilità appunto di togliere il 90% dell'esercito a Mosca, il cuore oltre l'ostacolo è il sottotitolo di questa notizia. Alberto Antonini è morto, il giornalista ed ex ufficio stampa della Ferrari, si è spento a 62 anni per una malattia, conosceva tutto e tutti nel mondo delle corse. E un'altra news di aggiornamento appunto è quella che ci riporta ancora al portavoce della scuderia Ferrari che appunto se n'è andato in queste ore. Per quanto riguarda il presidente della Consulta Barbera, dopo le polemiche, le donne hanno il diritto di essere impazienti. Il presidente della Consulta che parla dopo le polemiche sul web. Oggi lo sciopero dei trasporti, tutti i disagi, bus e metro a rischio, orari e fasce garantite. Potete andare a cercare su internet la situazione che magari con vari aggiornamenti riguarda un po' tutta l'Italia. A 9 giorni dal Natale bloccare il paese per 24 ore significa il caos, lo ha detto Salvini, lo scontro con i sindacati, l'unione sindacale di base ha annunciato che disubbidirà. E poi per quanto riguarda l'Atalanta, la partita con il risultato di una super Atalanta che ha vinto 4-0, super Muriel trascina Gasperini, i bergamaschi chiudono in bellezza la fase a gironi per l'Europa League. E poi invece Gabbia perde i sensi per una ginocchiata in Rennes, Villarreal, cos'è successo? Paura per l'ex difensore del Milan, è stato rapidamente rianimato e poi trasportato fuori dal terreno di gioco in barella con la testa immobilizzata. Il club spagnolo ha annunciato che il giocatore ha riportato un trauma cranico. Poi invece Niccolò Pisilli in gol per Roma Sheriff, 19 anni, figlio di un tennista, Mourinho commosso per il centrocampista che ha segnato la rete del definitivo 3-0 della partita della Roma. Lo Special One dice sono dovuto scappare per non piangere, emozionato dunque per il gol di questo giovanissimo. E ancora siamo arrivati praticamente al termine del 2023, cosa ricorderemo? In questo articolo il direttore del Corriere Fontana dialoga con i lettori in diretta video appunto nella giornata di oggi, le conversazioni del Corriere con il riepilogo di un'annata. L'ultima alba sulla lettura è il viaggio di Paolo Giordano nei luoghi del rave, del massacro e quindi un aggiornamento nella pagina culturale, mentre noi andiamo ancora a quello che accade in Medio Oriente, arrestati 4 membri di Hamas, erano in Germania e in Olanda, pianificavano atti terroristici, 3 di loro sono stati fermati a Berlino, il quarto a Rotterdam, i primi avrebbero pianificato di portare armi nella capitale tedesca per potenziali attacchi, mentre il quarto avrebbe offerto loro il supporto logistico. Gaza come un ghetto, bufera in Germania. E appunto per quanto riguarda la fondazione che ha ritirato il proprio appoggio all'intellettuale di origini ebraiche
la più limpida voce anti-putiniana al mondo, attaccandolo per il suo scritto apparso su un giornale con il titolo All'ombra dell'Olocausto. Poi invece una notizia che è quella che riguarda l'Ucraina nell'Unione Europea e Orban che esce dalla stanza, Meloni lo ha convinto a non votare. Accorsi De Luigi e Picone, festa con il Messaggero, altri personaggi che abbiamo visto in questi giorni, protagonisti con gli eventi del giornale Il Messaggero. La manovra sulle cartelle riapre la rottamazione, pensioni c'è il conguaglio, via libera al decreto anticipi con l'aumento per dicembre, riaperti i termini per la rottamazione fino a lunedì. Quindi una buona notizia per chi cercherà di inserirsi, diciamo così, nella rottamazione, in questa fase della rottamazione. Ritrovato ragazzo inglese sparito 6 anni fa in Spagna. Rapito da mia madre, sono scappato. Oggi a 17 anni sarebbe stato sottratto dalla madre e dal nonno che volevano farlo crescere in una comunità spirituale. Beh, una storia dunque, diciamo così, in parziale lieto fine. E poi le commissioni ai procuratori sportivi, 814 milioni nel 2023, autentico record. Nel 2023 sbriciolato il record di commissioni agli agenti FIFA per i trasferimenti internazionali dei giocatori. Si torna a parlare del taglio dei tassi, la BCE cauta, Lagarde dice non possiamo abbassare la guardia. La presidente della BCE, la politica monetaria resterà restrittiva, inflazione al 2,7% nel 2024 e 2,1% nel 2025. Crescita contenuta, il PIL salirà dello 0,6% nel 2023 e 0,8% l'anno prossimo, quindi c'è cautela da parte della BCE. Poi in Belgio una vicenda che sta creando, insomma, un autentico caos, 30.000 bambini venduti dalla chiesa all'insaputa delle madri. Una suora mi disse: tua figlia non c'è, tu sei stata sterilizzata, ho cercato mia figlia per 20 anni, questo è il racconto, dopo che la suora me l'aveva portata via è stato tutto inutile. 30.000 neonati dati in adozione da istituti della chiesa, e quindi capite, le polemiche sono tantissime, la vicenda che si fa incandescente. Case e tasse, dalla terza rata IMU a febbraio a mutui e affitti brevi, tutte le nuove regole tra gli emendamenti della manovra del 2024 presentati dai relatori per quanto riguarda quello che sta accadendo a livello di governo. Molti sono riferiti alla casa, di questi emendamenti. Ecco che cosa cambia per gli affitti brevi e le esenzioni per gli immobili posseduti da fondazioni ed enti ecclesiastici. Paola Pitagora, Valeria Fabrizi, Giuliano Lo Iodice, Gigliola Cinquetti, gli anni passano, noi ridiamo, protagoniste della vita, grandi protagonisti per quanto riguarda il teatro, il cinema e la musica, nella vecchiaia c'è anche libertà, queste le loro dichiarazioni. E poi per quanto riguarda il Campari, compra il cognac di Napoleone III, si parla del gruppo Campari in trattativa per l'acquisto dello storico marchio francese. E noi invece ci spostiamo ad un'altra notizia, la notizia più curiosa di oggi, ed è questa, è un fatto di cronaca, però certamente curiosa per quello che poi è accaduto. Si parla in Val Camonica, tenta di uccidere la moglie, si difende dicendo di essere sonnambulo. L'uomo 58enne di un paesino del bresciano, dopo l'aggressione nel cuore della notte, si era gettato dal terzo piano. Uscito dall'ospedale, ha dovuto fare i conti con il divieto di avvicinamento alla moglie. Con un procedimento giudiziario si è giustificato dicendo di essere sonnambulo, per questo appunto l'aggressione nella notte. Poi invece a livello regionale, oggi andiamo in Emilia, andiamo a Modena per quanto riguarda la Gazzetta di Modena. Gli hacker pubblicano tutto sul web, la vita dei pazienti. E il caso che, insomma, in queste ore sta infiammando l'Emilia Romagna su quello che è successo, l'attacco hacker che si può dire completato con i dati e i documenti dei cittadini venduti su internet, la falla partita da un server appunto nella zona dell'Emilia Romagna, c'è preoccupazione e, come abbiamo detto, la Gazzetta di Modena porta in primo piano questa notizia. Poi il Corriere della Sera, per riprendere il percorso con i quotidiani a livello nazionale, il titolo è: Kiev nell'Unione Europea, la prima intesa sia negoziata in favore dell'Ucraina, Orban che rinuncia al veto, il ruolo di Meloni, il Consiglio Europeo apre all'allargamento, poi entrerà anche la Moldavia, Zelensky dice un successo. Tenko voleva imitarmi, la notizia che abbiamo trovato questa mattina tra le news flash, spararsi e restare vivo, sfidai a pugni Maniero, lo dice il grande vecchio, così definito dal Corriere della Sera, Gino Paoli, che racconta gli amori, la guerra e la lotta con l'alcol. Sulle cartelle riparte la rottamazione
e poi a fitti brevi la legge, deciso il voto di fiducia e la manovra del governo con le novità dell'ultima ora, il processo a Grillo con la ragazza e l'aula, mi sento scorticata ma devo resistere. Ci sono state domande shock e anche ieri appunto i quotidiani si occupavano di questo processo. Poi, per quanto riguarda premiato il team Sinner, ma Djokovic non ci sta, il riconoscimento dell'APT, e invece l'Europa che apre a Kiev l'allargamento a est, questo è il titolo di Repubblica, con una decisione storica, il Consiglio di Bruxelles ha dato il via libera alla trattativa per l'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia nell'Unione Europea, incontri serrati tra i leader per convincere il riluttante premier ungherese e poi Orban che cede uscendo dall'aula senza mettere il veto. Zelensky, è una vittoria Putin, la pace solo quando avremo raggiunto gli obiettivi. Inizia un negoziato destinato a cambiare l'Unione, in questo caso si parla di quello che sta succedendo a livello geopolitico per l'Unione Europea. Il reportage con nelle strade di Jenin tra agguati e incursioni, quello che accade appunto raccontato nella prima pagina e anche all'interno del quotidiano La Repubblica. Poi il personaggio, l'inchiesta su 30 casi nei guai per falso, il medico del Papa. Indagata per abusi, torna alla guida delle ginnaste azzurre, ricordate questa vicenda, adesso insomma se ne parla nella copertina di Repubblica per quanto riguarda lo sport dopo l'indagine che c'è stata. La Stampa invece va a titolare sia l'Ucraina nell'Unione Europea, ma è scontro sul bilancio, Orban che si astiene poi blocca gli aiuti, Meloni braccio di ferro con Scholz, e questo è il titolo principale del quotidiano. Poi Cristiano De André nella fotonotizia, io e papà Faber, appunto una bella foto tenera di Fabrizio De André con il figlio Cristiano. Noi maschi teneri, Stefano Accorsi, l'importanza dell'ironia, nella fotonotizia di fianco appunto c'è l'attore Stefano Accorsi. Per quanto riguarda la Stampa, un altro titolo, il chirurgo del Papa, anche 8 interventi in contemporanea, 100 casi nel mirino, l'inchiesta che riguarda appunto il chirurgo. E invece per Elfi e Lambrusco, la rivale Schlein diventa un cartonato nella festa di Fratelli d'Italia, e in questo caso appunto c'è anche la foto all'interno, l'approfondimento, la manovra, IMU, incubo, terza rata in 200 piccoli comuni. È il momento per noi di fermarci, quindi diamo la linea di nuovo alla regia e poi riprenderemo come ogni venerdì con il nostro ospite fisso per parlare di quello che è accaduto, di quello che accade in Toscana in questi giorni. Salutiamo il nostro ospite del venerdì con piacere, come al solito, dopo la pausa di 7 giorni fa, ritroviamo il giornalista Simone Bacchini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ed eccolo qua, lo vedete anche in video per voi che ci seguite sul canale 91, per gli altri in radio sentite la sua voce, riconoscibilissima perché ormai è uno di noi e soprattutto insomma un giornalista che da tanto tempo racconta quello che accade in Toscana. Allora Simone, che cosa accade in Toscana? Intanto un fatto di cronaca che ha riguardato proprio Pontedera, ieri il crollo della porzione di un tetto, leggiamo qua dall'ANSA, lo stabile inagibile, l'unica famiglia residente che ha trovato un'altra sistemazione. Sì, questo diciamo è un'ultima ora qua in zona, fortunatamente insomma un crollo contenuto, ecco, possiamo dire che ha coinvolto questa famiglia, si è preferito appunto portarla da un'altra parte, insomma questa è la situazione. Il secondo fatto qua a Pontedera, qualche giorno fa una persona, un decesso un po' per disperazione di un senza tetto, insomma, il tema anche della solitudine, dell'inclusione, insomma, un tema non solo qui, ecco, ma anche da altre parti. Un tema sì che meriterebbe e merita sempre grandi riflessioni. Parliamo di cronaca, abbiamo detto, tra l'altro si è registrato proprio in provincia di Siena ancora un infortunio mortale sul lavoro, quindi anche in questo caso la riflessione per eventi che si ripetono è necessaria. Sì, è un 24enne, ecco, in Toscana abbiamo quello che è il caso, no, di Luana D'Orazio, la ragazza morta a Prato sul lavoro. Ecco, quando muore un giovane, insomma, di quell'età, il riferimento è proprio a Luana, no? A questa
a queste morti davvero così giovani, ecco, nel senso. E poi una morte terribile, dobbiamo dire. Sì, sì, sono tutte morti terribili, ma insomma la sua aveva colpito fin da subito per come era avvenuta, insomma. Sì, sì, sì. Niente, questo ragazzo, tra l'altro, in questi giorni se ne discute. È anche complicato capire chi era la ditta, l'appalto, insomma, non. Anche questo influisce tanto, insomma, quindi soprattutto con i tanti cantieri che ci sono, una sorveglianza maggiore, insomma, da parte di chi controlla, perché poi non è più a volte il datore di lavoro stesso, ma sono più appalti, più consorzi, insomma, quindi è tutto molto più complicato. Molto molto complicato. Stiamo facendo delle riflessioni insieme a Simone Bachini e vorrei anche sollecitarlo su una riflessione, come dire, geopolitica oppure di territorio, perché poco fa abbiamo intervistato Antonio Mazzeo, il presidente del Consiglio regionale, proprio in merito alla Val di Chiana, che è in finale per la candidatura a capitale della cultura. Quindi 10 comuni in questo caso che si sono uniti per cercare di ottenere un grande risultato. Dall'altra parte invece in Toscana abbiamo visto che proprio là nella terra di Bocelli questo matrimonio tra i due comuni, Laiatico appunto e Peccioli, non si farà. Eh sì, è stato uno dei temi della settimana, una delle curiosità. Tra l'altro, in questi giorni mi riproponevo di sapere se Bocelli avesse votato o meno, perché Bocelli è residente a Laiatico, quindi non ho capito, credo che non abbia votato Bocelli, o comunque delle cronache non è stato riportato, forse anche per privacy. Fatto è che Laiatico ha detto no, perché è sembrato sembrava una sorta di non tanto un'unione quanto un'annessione di Peccioli, questo territorio che ha questa grande discarica qua in Toscana e che ha una ricchezza diciamo proprio come comune e che in qualche modo aveva l'ambizione, ecco, di espandersi quasi, no? Quindi non è piaciuta ai laiatichini, che hanno voluto mantenere la loro identità. I pecciolesi non sono andati molto al voto perché magari questa annessione non è che gli piacesse più di tanto. Fatto sta che questo matrimonio non è andato in porta. Era sicuramente, diventava un comune particolare, un comune che paradossalmente Laiatico è il comune più ricco d'Italia pro capite, ma perché ha pochissimi abitanti e ha questo concittadino eccellente che ha un PIL personale altissimo. Ovviamente. Alza la media, alza moltissimo la media. Sì. Ecco, è una particolarità della nostra Toscana. Un po' di campanilismo, diciamo che così prevale sempre, dai, anche se cerchiamo ogni tanto di nasconderlo, però in Toscana questo accade. Però un pochino più di unione andrebbero fatte, cioè, parliamoci chiaro, perché insomma veramente piccoli comuni adesso secondo me sono quasi anacronistici, insomma, sì l'identità, ma insomma quando si arriva a 1000, cioè ieri mattina ero su una frana nel comune di Cantagallo, a 1200 abitanti, un territorio immenso, non ce la fa a fronteggiare situazioni iper complicate, ecco, da solo, impossibile. Certo. Simone, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, ovviamente, nell'ultimo appuntamento prima del Natale, quindi avremo anche l'occasione per farci gli auguri. Certo, molto volentieri. Intanto buon lavoro, perché sappiamo che di solito in questa fascia oraria ti metti già in movimento per i tuoi spostamenti e quindi vediamo che sei già pronto. Sì, prontissimo. Come al solito, grazie, a venerdì. Ciao, a venerdì. Salutiamo Simone Bachini che anche oggi ci ha tenuto compagnia con le riflessioni su quello che accade in Toscana, mentre noi ci spostiamo sempre in Toscana al Consorzio Lamma per le previsioni del tempo. Proseguiamo intanto con la rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali. Avevamo visto alcuni giornali, adesso il Messaggero con Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. C'è il via libera ai negoziati, questo nel titolo. Il titolo che riguarda anche Meloni che ha convinto Orban a rinunciare al veto, l'Ungheria non vota. E poi momento storico, dicono dall'Unione Europea, Zelensky esulta, Kiev è più vicino alla NATO.
E per quanto riguarda invece il calcio, la Roma vince, segna anche il baby Pisilli, un gol del giovanissimo centrocampista. In Italia gli stipendi sono fermi da 30 anni, questa non è una buona notizia. In Europa più 32,5%, i salari reali sono aumentati solo dell'1%, occupazione su, ma sale l'età dei lavoratori. Poi Libero con l'apertura, soccorso a Conte, Di Maio in peggio, Gigino appare in TV, anzi riappare in TV per difendere Giuseppi dalle accuse di Giorgia, è già pronto al ritorno in campo, questo è l'interrogativo di Libero nella fotonotizia Di Maio. E poi i banchi a rotelle finiscono sui tetti, la fantastica eredità di 5 Stelle, molto polemico anche oggi il quotidiano Libero. Noi andiamo subito all'AMMA con le previsioni del tempo e quindi diamo il buongiorno al nostro ospite. Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti. Vediamo che dal satellite più a ovest dell'Italia c'è un'area molto sgombra da nubi, questo perché c'è l'alta pressione che si rinforza e tenderà a interessare l'Europa e l'Italia nei prossimi giorni, quindi le perturbazioni per ora non ci interesseranno. Il tempo è migliorato, è stato sereno durante la notte, le temperature minime si sono abbassate fino a 3-4 gradi sulle zone interne, un pochino più alte e sulla costa. Se si va a vedere la previsione per la giornata di oggi, vediamo che il cielo sarà sereno, un poco nuvoloso ovunque, con venti da nord-est deboli, a tratti moderati, anche nel pomeriggio non cambierà molto, con temperature massime oggi in leggero aumento fino a 14-15 gradi. E fine settimana anche questo col sole, sia sabato che domenica, sabato un pochino più di vento, farà un pochino più freddo anche durante il giorno, anche se ci sarà il sole, temperature massime fino a 10-13 gradi, temperature in leggero aumento domenica, ci sarà ancora il sole, però un pochino meno vento, farà un po' più freddo la notte, un pochino meno durante il giorno, con venti appunto in attenuazione. Con questo direi che è tutto. Beh, la notizia di due giorni di sole nel weekend fa sicuramente piacere a chi ci segue, grazie, ci ritroviamo lunedì. Buona giornata, buon fine settimana. Buona giornata anche a voi, mentre noi ci spostiamo ancora ai quotidiani prima di restituire la linea alla regia. Eravamo al Libero, ci spostiamo al Fatto e anche in questo caso ovviamente l'ironia, ma anche la polemica non manca mai. Sgarbi e il quadro rubato riapparso con il ritocchino, la tela seicentesca del Manetti trafugata nel 2013, sembra la sua, la candela in più, la cattura di San Pietro ricompare due anni fa in una mostra, il critico è un'altra, ma è smentito dal suo restauratore, quindi polemica in primo piano. E poi Meloni, Macron e Scholz, una foto, niente di fatto, proprio come Draghi. Il manifesto con il titolo Eurostar ed è Zelensky che canta vittoria, il Consiglio dell'Unione Europea approva l'apertura dei negoziati con l'Ucraina e Moldavia per l'adesione. La guerra è un binario veloce per l'Europa, ma la strada non sarà breve. Orbán non pone il veto, non partecipa al voto e ottiene i finanziamenti in bilico. Tutto l'orrore del CPR di Via Corelli, Milano, video messaggi nelle carte dei PM, la prefettura non poteva non sapere. E poi al Senato la manovra è intesa, sarà votata il 22. Avvenire titola tecnologia, la sfida ultima per quanto riguarda il Papa, un trattato internazionale per regolare l'intelligenza artificiale, rischi etici di ingiustizie e di disuguaglianze, lo dice il Pontefice. Per quanto riguarda appunto la situazione, bisogna mantenere il controllo umano delle macchine, la questione è decisiva. Netanyahu tira dritto, raid per diversi mesi e si parla della guerra, si parla anche di Putin, è sicuro di vincere, lancia altri missili su Kiev. E poi l'Unione Europea ora tratta sul bilancio, sì all'adesione dell'Ucraina, via libera ai negoziati per l'ingresso, Orbán esce durante il voto. Il Sole 24 Ore con BCE non tocca i tassi, lo spread giù a 168, politica monetaria e Lagarde che dice non abbiamo parlato di ridurre i tassi, guardia alta sull'inflazione. Beh, questo è un tema che secondo Lagarde, insomma, bisogna assolutamente tenere duro su questo argomento. Anticipato lo stop al piano pandemico di acquisti di titoli di Stato, mercati freddi. La Dop Economy sfonda il tetto dei 20 miliardi, la notizia che dunque sarà all'interno del quotidiano Il Sole 24 Ore. Poi vediamo i 25 giganti mondiali del web che tornano a correre, gli utili salgono, le tasse no. Accanto COP28 parte la corsa ai metalli per la transizione, consumi di rame, boom. E questo ci racconta appunto Il Sole 24 Ore, che poi parla anche della pressione degli Stati Uniti, la guerra a Gaza deve finire il prima possibile, l'inviato americano in Israele. La Gazzetta dello Sport con il titolo che riguarda Ibrahimovic, gioca Ibra appunto nell'apertura, le prime mosse del nuovo Zlatan,
con lo svedese che ha parlato con Pioli e il club il Milan ovviamente, presto sarà anche a Milanello, Cardinale vuole l'Europa League e il quarto posto. Noi invece vogliamo tornare fra poco, dopo la pubblicità abbiamo già un'altra intervista, si parlerà di sport, di calcio, ma non solo. Ci spostiamo ancora per le cronache locali, per il titolo principale, anzi i titoli principali che caratterizzano la nazione, con l'apertura oggi del quotidiano, vediamo la prima pagina, il tempo di scorrere, ci arriviamo sicuramente, eccolo qua il titolo che riguarda Siena, esplosione per il gas, anziana ferita, questo per la tragedia sfiorata a Castiglion d'Orcia, ustioni alle mani, il sindaco e la comunità vicini alla pensionata, poi Palazzo Pubblico, la nuova tangenziale a est entrerà nel piano strutturale, un manager per il Santa Maria, ancora il milione di Giani, un premio se diventerà capitale della cultura 2026, si parla della Valdichiana in finale, ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente del consiglio regionale Mazzeo proprio ad inizio di trasmissione. Le altre notizie sono la Whirlpool con i sindacati in pressing sui manager e poi i siti per le scorie nucleari, Trequanda cancellata, la soddisfazione del sindaco Francini, infortunio mortale quello che abbiamo raccontato ieri a Gaiola in Chianti, sentiti tutti gli operai, sarà fatta l'autopsia e poi educazione e cura del cavallo dal 18 a lezione, l'istituto agrario appunto con questa iniziativa che riguarda l'educazione e la cura del cavallo. Noi solitamente a Buongiorno Siena non parliamo di calcio perché c'è già l'appuntamento di fuoricampo, quello del lunedì sera insieme al sottoscritto, a Luciano Sardone, ma adesso la vicenda non è propriamente calcistica dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni e anche delle partite, ma sta assumendo altri contorni. La situazione a Siena in provincia è questa, con l'Asta Taverne che ha dovuto andare prima a giocare a Cerchiaia, adesso a Uopini, il Mazzola che per ospitare una partita di cartello con il Siena ha come dire, spostato la sede della sua partita in casa a Colle Valdelsa, e del Siena non ne parliamo neanche perché sta girovagando per quanto riguarda i campi, sia per le partite in trasferta, su terreni spesso che non sono certamente grandi campi da gioco, sia per quanto riguarda le partite in casa, sta giocando a Badesse con tutti i problemi per un terreno che non è certo in buone condizioni. Allora cos'è successo? Ieri la chiamata a raccolta da parte della società bianconera Siena FC per i tifosi per andare ad aiutare a rizzollare il campo sabato in vista della partita di domenica. Alternative non ci sono, non sono state trovate, nonostante la ricerca per altri campi, per uno spostamento della gara appunto di domenica prossima con la nuova Foiano, e quindi si giocherà a Badesse la partita, tifosi chiamati a raccolta per rizzollare il campo, e la situazione, come detto, è questa. Salutiamo l'ospite Lorenzo Mulinacci, presidente del Siena Club Fedelissimi, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È chiaro che questa nostra chiacchierata non riguarda i risultati, le partite, le prestazioni, la classifica, ma riguarda, come detto, altro. Ieri questo comunicato della società, e subito ci si è divisi, diciamo, perlomeno in tre gruppi, tra chi dice molto bene perché la società sta facendo tutto quello che è nelle sue intenzioni e lo sta facendo in collaborazione con i tifosi, quindi grande partecipazione, dall'altra c'è chi dice ma guarda un po' come siamo ridotti, bisogna andare a rizzollare il campo, la società che ci chiama a raccolta, e poi c'è anche chi parla appunto di una situazione che sarebbe un po' una provocazione, questo comunicato da parte della società, che a livello cittadino evidentemente o forse istituzionale non si sente tutelata abbastanza, o perlomeno sta cercando di fare di tutto per sbloccare una situazione con l'Artemio Franchi che è ormai lì fermo da mesi e mesi. Qual è la tua opinione tra queste tre possibilità, Lorenzo? Ma la mia opinione secondo me rispecchia un po' tutte e tre queste possibilità, perché dopo aver subito l'umiliazione della terza non iscrizione al campionato, dopo aver subito l'umiliazione dell'Eccellenza, dopo aver subito l'umiliazione di dover andare a giocare le partite in casa a Badesse, che per dei tifosi che, vabbè, non siamo certamente tifosi del Real Madrid, però le nostre soddisfazioni ce le siamo levate, insomma è stato piuttosto pesante da accettare. Meno male che un migliaio di tifosi
ha accettato questa situazione e sta spingendo la squadra col tifo incessante in casa e in trasferta. Però credo che in estate, quando si stava cercando di assegnare la squadra ad una nuova proprietà, intanto Fedeli, quando seppe che non c'era lo stadio disponibile, prese, uscì dal comune e se ne andò. Verissimo. Era stato fatto capire che bisognava stringere i denti fino al 7 dicembre, ma che dal 7 dicembre si sarebbe tornati allo stadio. Intanto questa prima cosa è venuta meno, perché siamo al 15 e ancora non sappiamo quando potremo tornare allo stadio, ma non sappiamo nemmeno se ci potremo giocare allo stadio, perché lo stadio basta andare a fare un salto e andare a vedere, si capisce benissimo che uno stadio che è stato per 6 mesi senza manutenzione non è semplice poi, dopo, una volta aperto il cancello, entrato dentro, prendere e giocare a pallone. Sicché io non lo so quando si potrà finalmente tornare allo stadio. E questi onestamente non erano i fatti iniziali. Io poi dico, noi ci siamo iscritti a un campionato perché la FIGC ha chiesto al Consiglio di Stato l'anticipo di un mese della sentenza. Che è avvenuto, e quindi noi ci siamo iscritti al campionato anche se in eccellenza. Io non me ne intendo di queste cose, però cioè, così a occhio mi sembra impossibile che un comune debba aspettare per 5 mesi un'udienza del TAR della Toscana per riavere uno stadio di sua proprietà, che nel frattempo si sta deteriorando nel terreno di gioco. Aspettare questa data del 7 dicembre senza battere ciglio e poi addirittura dover aspettare forse anche 45 giorni per avere la sentenza. Ma se poi, quando questo accade, siamo pronti a entrare nel campo e a entrare allo stadio e fare tutti i lavori che c'è da fare per poter giocarci il prima possibile? Ecco, io vorrei avere queste di risposte, però non mi riesce ad averle. E è chiaro, poi la società, il campo delle Badesse, che va comunque sempre ringraziato, perché se no noi chissà dove si sarebbe andato a giocare, dice: io non ho le persone per poter sistemare lo stadio. E allora è venuta fuori questa cosa, e sabato mattina la società ha chiamato i tifosi per andare a cercare di spandere un po' di rena nei punti più critici del campo per poter giocare al meglio la partita con Troiano e poter proseguire la nostra serie di risultati positivi. Questa è la situazione. Come dicevi, ci sono tre possibilità, chiamiamole così, per quanto riguarda i primi commenti che abbiamo letto, e tutti insomma potrebbero essere collegati l'uno con l'altro, cioè il fatto appunto che la società coinvolge i tifosi molto bene, questo procedere insieme, dall'altra la situazione che è veramente terribile, al di là del campionato di eccellenza, per i tifosi bianconeri anche quest'onta di dover andare a sistemare il terreno di gioco, e poi la terza, come dicevamo, un po' una provocazione da parte della società che non si sentirebbe probabilmente tutelata a dovere. Però per quanto riguarda, dicevamo, le strutture, qualcosa va fatto, perché noi abbiamo in questo caso con te parlato ovviamente del Siena, perché sei il tifoso che rappresenta il club dei fedelissimi, ma anche le altre realtà, come abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato della situazione dell'Asta Taverne per esempio, le altre realtà fanno capire che c'è un problema, come dire, di fondo, di base, molto serio. E questo sicuro, perché non è che questo non è un problema di questa amministrazione comunale, ma nemmeno di quella precedente. Qui, da quando il Siena è andato in Serie A, e si sta parlando del 2003, e poi dopo furono fatti interventi anche nel 2004, non viene fatto niente sul lato dell'impiantistica sportiva. Bisogna dire che se il campo dell'Acqua Calda è stato rifatto dalla Durio a spese sua, che fra l'altro mi risulta continua comunque a pagare, se no non avevamo nemmeno quel campo lì. Ma io dico, cioè, io capisco che ci sono tante problematiche nella città, però
di programmare un intervento di manutenzione, ma anche di rifacimento. Io dico, ma un comune può avere accesso a un credito sportivo, tra l'altro a interessi agevolati, per risistemare tutto quello che c'è da risistemare nello stadio. Poi la rata annuale del credito sportivo la fai pagare a chi usufruisce dell'impianto sportivo. Io non vedo tutte queste problematiche, però è l'immobilismo che secondo me, tornando al momento di oggi, io non vorrei che poi dopo c'è tutte queste preoccupazioni, tutte queste indecisioni che viviamo noi come tifosi, le viva anche Giacomini, e che non lo so io se abbia sempre comunque voglia a investire in questa indecisione, in questa assenza assoluta di impianti sportivi dove poter svolgere la propria attività. La società a oggi, io come tifoso non mi sento di dire niente, sono solo contento di quello che ha fatto, e non era scontato, perché partire a giocare, a partire a allenarsi quando iniziava il campionato, e dopo una settimana andare a giocare e vincere a Borgo San Lorenzo, c'è poco da dire, siamo primi di 10 punti. Però secondo me, come è successo, bisognerebbe un po' sostenerla questa società, e non mi sembra che sia questo il modo di farlo. Bisogna anche dire che se ci troviamo in questa situazione, le responsabilità totali sono anche della precedente amministrazione, che ci ha messo in questa audizione, sia con la proprietà armena, sia con Montanari, ma soprattutto con questa convenzione, che io ho sempre detto fin dall'inizio che non aveva modo di essere, che i fatti dimostrano che tutti si aveva ragione in questo, perché se a 6 mesi dalla non iscrizione del Siena al campionato siamo sempre qui a parlare dello stadio bloccato da Montanari, è sicuro che la convenzione era sbagliata, che non ha funzionato. Grazie Lorenzo, grazie, un saluto al presidente del Siena Club Fedelissimi. Buongiorno, grazie a voi. Salutiamo dunque Lorenzo Mulinacci, ci prepariamo all'ultima parte della nostra trasmissione, probabilmente sforeremo un po' i tempi, quindi andiamo a recuperare con la linea alla regia. Ancora tempo di notizie, per essere precisi, la notizia del giorno in 100 secondi, appuntamento quotidiano che anche oggi è qua con noi per capire, per riflettere, per informarvi. Sentiamo che cosa ci dice il nostro direttore Matteo Borzi. Una sala lettura intitolata Michela Murgia all'Università per Stranieri di Siena, dove studentesse e studenti potranno studiare sentendosi ispirati da quello che lei è stata in vita. Una vita stroncata troppo presto dal cancro. È una piccola sala, ha specificato il rettore Tommaso Montanari, ma è nel cuore dell'Ateneo ed è impossibile entrare senza vederla. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre al rettore, molti sono stati gli interventi da parte di docenti e ricercatori di lingua e cultura coreana di cui Murgia era appassionata. È stato poi la volta del discorso di Lee Soo Moon, collaboratrice linguistica di coreano di Unistrasi, che ha fatto commuovere il folto pubblico dei presenti. Commosso fortemente anche il rettore Tommaso Montanari stesso nel sentire le parole della docente e amica della scrittrice. Poi è stato il turno anche del marito, l'attore e regista Lorenzo Terenzi, a ricordarla. Si sono sposati in articulo mortis, una politico, come più volte lei ha ribadito. È stata la mia migliore amica, lo sarà sempre, ha detto Terenzi, prima di leggere un brano della scrittrice. Come intermezzo, la musica del quintetto Nuovo Mondo e le parole dell'attrice Daniela Morozzi, tratte dal libro della scrittrice Stai zitta. Volevamo costruire un ricordo durevole, ha detto il rettore Tommaso Montanari, e così abbiamo scelto di intitolarle non un'aula per la didattica frontale, ma un'aula di studio libero, una sala lettura dove studentesse e studenti possano sentirsi a casa, nella casa di Michela Murgia, piena di libri.
E noi siamo arrivati alla fine, chiudiamo con la prima pagina del Corriere di Siena, il titolo: Santa Maria, ora il presidente, scadono i termini per presentare la candidatura, la scelta spetta al sindaco, ma il favorito sembra Francesco Ricci. New York che chiede i braccialetti senesi, questa è la fotonotizia centropagina, poi le altre notizie riguardano i rider, la protesta per il contratto, manifestazione davanti al McDonald's e per Siena Jets, stop all'agitazione, incontro decisivo in prefettura. La Lupra apre il museo d'inverno, quindi la Contrada della Lupa protagonista per questa apertura, e poi economia circolare, il dibattito. Altre news con i blocchi recuperati da Badia San Salvatore, durante i lavori riaffiora la pavimentazione in pietra e il mercatino di Natale ispirato a Harry Potter nella settimana appunto che ci porterà al Natale, il fine settimana magico a Poggi Bonzi. Robur, domenica si gioca a Badesse, tifosi invitati a migliorare il campo nell'eccellenza. Abbiamo sentito poco fa Lorenzo Mulinacci parlare proprio di questo argomento, argomento molto particolare per le strutture sportive di Siena. Ci ritroviamo lunedì prossimo, buon weekend a tutti, grazie a Maria Giulia in regia e passate un sereno fine settimana.